Bene, buongiorno, buongiorno, buonasera a tutti, dipende dal momento in cui guarderete questo video. E questa chiacchierata sarà relativamente lunga rispetto alle altre che abbiamo già fatto, perché l'argomento non ci permette sicuramente una chiacchierata breve o comunque della stessa lunghezza delle altre sugli altri temi che abbiamo affrontato fino adesso. Più delle altre volte, in questo caso sottolineo come questo nostro intervento non voglia assolutamente essere sostitutivo di uno studio serio, e proprio in questa particolare occasione lo dico, lo sottolineo, perché sicuramente per poter affrontare in un modo quasi completo l'opera che andremo ad analizzare è forse necessaria una vita, e probabilmente nemmeno sarebbe sufficiente. Avete capito tutti, abbiamo capito tutti, che inizieremo la nostra chiacchierata su l'opera letteraria probabilmente, anzi lasciatemelo dire sicuramente, più importante di tutta la storia della letteratura mondiale. Ecco, se proprio, ovviamente non l'ho detto, ma l'avete già visto nel titolo, è la Divina Commedia di Dante Alighieri. Se proprio volessimo, così per gusto classificatorio, trovare delle opere letterarie della stessa importanza, beh, potremmo citare sicuramente l'Iliade e l'Odissea di Omero, l'Eneide di Virgilio, forse qualcuno, qualche opera di Shakespeare. Io personalmente metterei anche Leopardi, e probabilmente ci fermeremo lì. La Divina Commedia, nella sua complessità e nella sua struttura, così qualcuno direbbe oggi, scusate, inizio subito con un termine un po' difficile, ma dodecafonica, e lasciamo perdere il significato, perché non è il caso. Dicevo che la Divina Commedia è sicuramente l'opera letteraria più geniale dell'intera storia della letteratura, non solo italiana, non solo europea, ma probabilmente mondiale. Detto questo, come al solito, diamo subito una definizione il più possibile sintetica, cioè breve, che faccia capire alla persona con cui noi stiamo dialogando che cos'è nella sua essenza la Divina Commedia. Allora, se qualcuno ci chiedesse che cos'è la Divina Commedia, noi potremmo rispondere in questo modo, in modo molto semplice, scusate se ogni tanto sorrido, ma ogni volta che uso il termine semplice nella Divina Commedia è in realtà fuori luogo, ma non posso fare diversamente. Allora, diciamo che la Divina Commedia è un poema, attenzione, stiamo attenti, non diciamo assolutamente romanzo perché faremmo un errore madornale, stiamo attenti anche a dire poesia, tante volte lo sentiamo dire nelle interrogazioni ed è sbagliato. Allora, stiamo molto attenti, la Divina Commedia è un poema dello scrittore, diciamo pure così, del poeta, se volete, Dante Alighieri, scritto alla fine del Medioevo, nel secolo XIV, scritto in terzine e in versi endecasillabi.
Ecco, questa è la prima definizione che probabilmente è anche giusto studiare a memoria per capire, per far sapere, per far capire a chi ci ascolta che sappiamo di cosa stiamo parlando. Attenzione, qua mi fermo già subito perché tante volte ci siamo scontrati proprio anche su queste difficoltà nel capire che cos'è un poema. Allora, non facciamo confusioni tra poemi, romanzi, racconti, poesie, sonetti, è quello che volete voi. Allora, un poema è per definizione un'opera poetica di ampia estensione, cioè tradotto, detto molto semplicemente, lungo. Allora, qual è la differenza tra una poesia e un poema? Sicuramente la lunghezza. Poema si dice anche tante volte così, in senso negativo, per accusare qualcuno di aver scritto qualcosa di troppo lungo, è scritto un poema. E effettivamente il poema sta a indicare un'opera poetica, quindi coi criteri del linguaggio, della poesia, relativamente lunga. Non solo però la lunghezza è la caratteristica del poema rispetto alla poesia. Tendenzialmente, generalizzando un pochettino, possiamo dire che anche gli argomenti tipici del poema e della poesia sono diversi. Se proprio vogliamo fare una generalizzazione sicuramente azzardata, ma che ci serve per capire subito qual è la differenza, la poesia di solito noi la intendiamo come lirica, cioè come espressione di sentimenti interiori del poeta per comunicare un messaggio, un'emozione, un pensiero. E in questo senso la poesia, se la intendiamo come lirica, è sicuramente intimista, nel senso che trae origine, ispirazione dal sentore del poeta stesso. Il poema, oltre alla lunghezza rispetto alla poesia, ha per argomento di solito la narrazione di eventi storici o anche inventati, di portata civile e sociale estremamente importante. Pensiamo per esempio all'Odissea o all'Iliade o all'Eneide, dove c'è tutta una parte anche mitologica e di creazione, per esempio, di un'identità sociale, come può essere quella di un popolo, di uno Stato. Quindi, per esempio, abbiamo come personaggi eroici, con qualità sovrumane o davvero umane rispetto alla media delle persone, che compiono imprese eccezionali e che danno un senso esistenziale a un popolo in una certa determinata epoca. Un'altra caratteristica, non vorrei poi dilungarmi troppo su questa, però è importante perché ci siamo accorti come tante volte sbagliamo proprio su che cosa capire, di che cosa è anche strutturalmente, formalmente la Divina Commedia, quindi il poema. Normalmente il poema inizia, e la Divina Commedia non segue questo schema, con un proemio. Un proemio vuol dire semplicemente una introduzione. Nella Divina Commedia, per esempio, possiamo anche chiamarla come prologo e vedremo che non è nient'altro che il primo canto dei 100 canti della Divina Commedia di Dante Alighieri. Nell'antichità questo proemio era una specie di preghiera, di richiesta, di
di aiuto agli dèi affinché lo scrittore, il poeta, trovasse ispirazione per procedere alla scrittura. E dicevo, ma lo ribadisco perché forse è l'aspetto più importante, che nei poemi c'è quasi sempre, storicamente è confermato, c'è quasi sempre un eroe con certe caratteristiche, forte fisicamente, ma non solo, astuto, pensiamo a Omero per esempio, intelligente, con certe caratteristiche, certe qualità che lo differenziano dagli altri, dalla massa o da coloro che sono i suoi sudditi, per esempio, che è costretto per colpa degli dèi, per colpa della sventura, a vivere avventure che gli altri uomini non potrebbero sostenere. E questo eroismo di fondo si manifesta tante volte nella morte finale del protagonista, che in un certo modo sacrifica la propria vita, la propria esistenza, la propria anima per salvare, per esempio, il proprio popolo o addirittura alcune volte una donna, la famiglia e così via. Altri argomenti tipici, ma li accenniamo semplicemente, e quando accenniamo a questi argomenti pensiamo con la nostra mente a quello che noi già conosciamo, per esempio dell'Iliade e dell'Odissea. Gli argomenti principali ovviamente sono le guerre, gli scontri tra uomini valorosi, il tema del viaggio, e la Divina Commedia è forse il viaggio per eccellenza dell'intera storia della letteratura mondiale, insieme a quella di Odisseo, cioè di Ulisse. Quindi vediamo che nel poema, allora ripetiamo, gli argomenti principali sono, per esempio, che fanno da sfondo, sono la guerra, gli scontri tra eroi valorosi, il viaggio che diventa metafora del viaggio dell'uomo che attraverso il viaggio conosce se stesso, o perlomeno tenta di farlo. E beh, poi l'elemento fondamentale presente sempre, sempre in ogni poema, è il tema dell'amore come motore, come spinta per compiere certe imprese, che può essere l'amore per l'amata, l'amore per la patria, l'amore per il popolo, l'amore per la famiglia. Non è il caso di continuare a vedere la differenziazione che c'è ancora tra i poemi, perché per esempio abbiamo i poemi cavallereschi, i poemi epici e così via, didascalici, ma non è il caso, è forse anche superfluo. Ritorniamo a noi e ritorniamo, e diciamo ancora una volta, la ripetiamo in modo tale che sia chiara, diciamo, per far capire che sappiamo che cos'è la Divina Commedia, che è un poema dello scrittore, del poeta fiorentino Dante Alighieri, scritto in terzine, cioè in strofe di tre versi, e con versi in endecasillabi. Detto questo, andiamo e incominciamo a sviscerare meglio la questione. Secondo gli studiosi, la Divina Commedia Dante ha impiegato per scrivere la Divina Commedia circa 16-17 anni. Probabilmente l'ha iniziata a scrivere nel 1304, e noi sappiamo che l'ha ambientata, il suo viaggio l'ha ambientato 4 anni prima, nel 1300, vedremo poi perché. Comunque dicevamo che la Divina Commedia ha richiesto a Dante, insieme alle sue peregrinazioni per colpa dell'esilio, un'elaborazione
16, perché gli studiosi dicono dal 1304 al 1321, quindi sicuramente tantissimo tempo, ma, e qua ci fermiamo, facciamo già subito una riflessione importantissima sulla genialità di Dante. Sicuramente Dante ha fatto delle modifiche. Pensate a quanti anni sono passati dalla stesura del primo canto alla stesura dell'ultimo canto. Ma queste modifiche sono state minime, quasi ridicole. E questa è la prova che nel momento in cui Dante ha incominciato a scrivere i primi versi della Divina Commedia, quelli che sappiamo tutti a memoria, nel mezzo del cammino di nostra vita, mi ritrovai per una vita scura, per una via oscura, già aveva dentro di sé, in uno stato che andava al di là di quello embrionale, già nel momento in cui scrive un figlio, non di pochi giorni, ma diversi mesi. Questo vuol dire che Dante aveva già strutturato nella sua mente, al di là degli infiniti particolari descrittivi che conosciamo benissimo, qual era la storia che voleva narrare. È talmente complessa e affronta talmente tante tematiche, la Divina Commedia di Dante, da quelle storiche a quelle filosofiche, quelle teologiche. Quando parliamo di teologia intendiamo lo studio, la riflessione del pensiero sul concetto di Dio. Non confondete la teologia con la religione. La teologia riflette filosoficamente anche religiosamente, ma filosoficamente, religiosamente, sul concetto di divinità e di Dio. Dicevamo che la Divina Commedia affronta talmente tanti aspetti della realtà storica, sociale, culturale, politica soprattutto, morale, e non usiamo altri termini più difficili perché non mi sembra il caso, che possiamo vederla, secondo alcuni studiosi è così, come la prima forma enciclopedica di produzione letteraria della letteratura mondiale, nel senso che la Divina Commedia non è solo un'opera letteraria, ma è un'opera conoscitiva. Azzardando potremmo dire che è un saggio universale sulla cultura medievale. Perché nella Divina Commedia, abbiamo detto, lo ripetiamo, c'è il riassunto si dice così, gli studiosi dicono così, il riassunto di tutta quella cultura medievale che con Dante, che vedrà in Dante il suo ultimo vero profondo, reale rappresentante, per poi lasciare il mondo, l'Italia in particolare, all'umanesimo e al Rinascimento, che porterà la centralità
dell'universo, da Dio all'uomo. Ma Dante è ancora completamente immerso nella cultura medievale, dove Dio diventa il motore, il regolatore e il fine ultimo di ogni azione umana terrena, o perlomeno di dovrebbe essere, usiamo così, usiamo questo termine, altrimenti Dante non avrebbe visto la decadenza, quella decadenza che lo circondava negli italiani, nei fiorentini e negli italiani in generale. Ripetiamo, secondo Dante, Dio dovrebbe essere la verità, cioè Dio dovrebbe essere, Dio, il Dio cristiano è chiaro, dovrebbe essere, ripeto, il motore, il regolatore e il fine imprescindibile di ogni azione umana terrena, che potrebbe permettere all'uomo la salvezza eterna e quindi l'ascesa in paradiso e quindi la felicità e la beatitudine nel mondo ultraterreno.